l'abbiamo conosciuto. Roberto Pusinelli l'abbiamo già conosciuto venerdì scorso nella rubrica dedicata al benessere, dottore in scienze motorie e specialista anti-aging. Esatto. Tutto quello di cui stiamo parlando, lei lo può certificare, cioè fa bene fare movimento dopo una certa età, sempre comunque, però nella terza età sembra fare molto bene anche allo spirito. Fa assolutamente bene, farebbe bene iniziarlo anche prima, quindi prima lo cominciamo e meglio riusciamo a portarlo avanti nel tempo, assolutamente. Ecco che noi abbiamo un messaggio di Federica su WhatsApp che domanda: invecchiare bene dipende dai nostri geni? Magari giro la domanda a signor Pusinelli, ma in parte ha già risposto anche Giampaolo Cereghetti con il fatto che con la medicina che si va avanti e quant'altro c'è questa esplosione demografica e si tende a invecchiare bene o meglio, insomma. Allora, una parte dipende sicuramente dai nostri geni, l'altra parte però, la più importante, dipende da quanti questi geni vengono realmente espressi, nel senso, se noi mangiamo bene, ci alleniamo in modo corretto, facciamo uno stile di vita sano, i geni magari non vengono espressi, i geni che ci possono portare magari a delle malattie, ci possono portare a delle problematiche. Se invece noi abbiamo uno stile di vita poco sano, fumiamo, beviamo, non facciamo attività fisica, ecco, questo può portare a esprimere dei geni che in quel caso lì possono portare a delle malattie. E che comunque la genetica è un qualcosa che ci portiamo dietro, quindi i nostri genitori ci regalano sia le cose belle che le cose brutte, ma le cose brutte possiamo esprimerle se facciamo qualcosa di sbagliato, e quindi potremmo evitare di fare esprimere questi geni, o comunque cercare di ridurre l'espressione di questi geni tenendo uno stile di vita sano. Sì, che tendenzialmente è sempre più attenta a quello che è l'alimentazione, lo sport e tenersi in salute. O sbaglio? Sì, è molto più attenta, sta andando appunto verso la parte anche appunto di anti-aging, infatti c'è molto più richiesta anche in questo senso, anche per quanto riguarda l'alimentazione, l'integrazione e quant'altro. Di contro c'è ancora gran parte però della popolazione che non sa nemmeno cosa voglia dire mangiare in modo sano, o comunque non sa nemmeno dire cosa voglia dire fare attività fisica, e basterebbe davvero 30 minuti di camminata al giorno, sembra il solito consiglio che viene dato da tutti, però 30 minuti di camminata al giorno per chi non fa nulla sono più che sufficienti.